La pandemia ha dimostrato che il turismo è una forza economica e una fonte di sostentamento trainante per le aree del programma Italia-Croazia, ma ha anche mostrato la fragilità del settore, con un'offerta ancora altamente frammentata, a bassa intensità digitale, con un patrimonio culturale a volte dimenticato e paesaggi turistici non equilibrati. Muovono da queste riflessioni 5 progetti di cooperazione nell'ambito del programma interregionale Italia-Croazia, che ha finanziato il lavoro per 600.000 euro, con lo scopo di condividere una comune ed efficace metodologia al fine di rivitalizzare il patrimonio naturale e culturale dei territori coinvolti. Tutto coordinato da Tecnopolis, insieme ad altri 7 partner che ricadono nei territori del Friuli, delle Marche e della Croazia. Il consorzio si è riunito a Bari per presentare le attività del progetto che mira alla promozione di nuove opportunità di mercato. Anche un ritorno in qualche modo a qualcosa di più tradizionale. E quali sono gli elementi innovativi? Assolutamente sì, perché è proprio questo che il nuovo turismo richiede. I turisti diciamo che sono saturi delle cose classiche e anche un pochino diciamo delle destinazioni più tipiche italiane. Per carità, Roma, Firenze e Venezia conservano il loro fascino, però c'è la ricerca di una vacanza nuova, diversa, che permetta di fare delle esperienze, che permetta di raccontare qualche cosa che gli altri non hanno ancora sentito. Allora, cucinarsi il pane in un forno a legna del 1300 è una di quelle esperienze che servono per raccontare qualche cosa. L'economia regionale può puntare sul turismo come principale fonte? Sicuramente sì, però bisogna risolvere la stagionalità. Non possiamo chiedere agli operatori del turismo di vivere di 40 giorni di lavoro.